Abbiamo inserito una carica esplosiva in testa. Ti ricorda qualcosa? La piantina dell'Eden. Dov'è? Io te l'ho data. Ale, dov'è la piantina dell'Eden? Che stai dicendo? Io cosa ti ho dato, scusa? Non te l'ho già data. Ora conto fino a 10. O mi dici dov'è la piantina dell'Eden, o lei muore. Laura, stai tranquilla, andrà tutto bene. Te lo prometto. Nessuno ti farà del male. Uno. Ascoltami. Io ti ho dato esattamente tutto quello che te mi hai chiesto. Ok? Volevi qualcos'altro? Ci possiamo mettere d'accordo. Un modo si trova. Due. Ascolta, parliamone. Parliamone da persone civili. Tre. Dio! Io lo so dov'è la piantina. Ti posso aiutare. Come mi hai aiutato l'ultima volta? Così? Metti giù la pistola. Non ti parlo in queste condizioni. Come vuoi tu. Quattro. Ok. La pianta a Berlino. La vuoi? Però la devi lasciare andare. Altrimenti non la troverai mai. Non è a Berlino. Cinque. Te la trovo io. Ma se la uccidi non avrai mai nulla. Sei. Vuoi ascoltarmi? L'unico modo per avere quello che vuoi è lasciarla andare. No! No! Credi che sia un gioco? Tu credi che non la ucciderò? Dov'è? Laura, ti prego, guardami. Dov'è? Guardami, guardami, ti prego. Dov'è la piantina? Io ti ammazzo, te lo giuro. Quando usciamo io ti ammazzo. Sette! 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 Ti prego, lasciala. Lasciala andare, ti prego. C'è una soluzione, per forza. Lasciala andare, ti prego. Otto. Io voglio aiutarti. Farei qualsiasi cosa per lasciarla andare, ti prego. Dimmi quello che vuoi. Qualsiasi cosa. 9. No. 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 10. No! Santo. Santo, mi ricevi? Santo, mi ricevi? Santo. Mi ricevi? Santo, mi ricevi? Sì, sì, ti ricevo. Ok. Il nostro obiettivo è Luigi Amatrice, nato a Napoli, 1990. Per questa missione sono riuscito a recuperare una dozzina di allegati mail e l'informazione che mi si è rivelata ritengo sia una breccia verso la mia promozione. Pare che il nostro Luigi abbia investito parecchio tempo alla ricerca di qualcosa che concerne la piantina dell'Eden. La piantina dell'Eden? Potrebbe essere un nome in codice per qualcosa da vendere a un acquirente. Per 850 milioni di euro. Oppure non è un nome in codice, ma è solo una mappa del tesoro molto costosa. Non hai idea di cosa sia. È curioso, avevo un professore all'università. Insegnava cinetica bimolecolare e dinamica cellulare e si divertiva a spaventare gli studenti con questa storia su come il mondo prima o poi sarebbe stato sventrato dalla tecnologia. Parlava sempre di un composto al quale si riferiva col nome di antidio. Una roba epica. Colossale, che avrebbe semplicemente annichilito tutto. Strade, palazzi, ragazzini. Pasticcerie, tutto. La fine del mondo, ok? E quindi ogni volta che sento parlare di un'associazione illecita disposta a spendere tali somme per qualche strana tecnologia, io penso sempre che sia l'antidio. Ma non ho idea di cosa sia veramente, stavo solo ipotizzando. Ti ho mandato le coordinate sul cellulare, guardaci. Sì, sì, dai, ti sto guardando. A testa bassa sul tuo cellulare, non c'è altro modo di comunicare. A zero nei cervelli aumentano i bios, dalla chiesa di Dio alla chiesa di Ios. Invio sinapsi, evita il Matrix, torna indietro sui propri passi. Ti mando messaggi come se non ti parlassi, tu ti chini su quei cosi, un mondo di pazzi. Come viene viene, ci hanno già mangiato l'anima. Numeri binari, matematica, sti cazzo di cellulari. Muovi la vita muovendo un dito, evita l'aggiornare lo status su faccia libro, overdose di informazioni senza un filo.
filtro. Le radiazioni al cervello mi rendono pigro. Lobotomia generalizzata. La tua bimba si vende nel sottoscala di casa. Scandalo! Baby squillo, passa vestito te lo firmo dai. In casa non c'è più chi porta il pantalone. Principi sotto suole delle scarpe nuove. Voglio seguire mode. Sì, ma quanto costa? Valori si perdono investendoli in borsa. Ti costa dei compra, saldi e ribassi. Ottimo prezzo, ultimo pezzo svendita di personalità. Vivi fino al 50% la vita di altri. Manichini brillanti in vetrina, scenario distrutto. Sull'entrata da punto, ci trasferiamo nella nuova sede. Fuori tutto! Sto aspettando una nuova era, che tutto si fermi e torni com'era. Tu prega, tutto si fermi e torni com'era. Giro, giro, tondo, crolla il mondo, crolla la terra, tutti giù per terra. Scaffali pieni di umani, davanti alla legge noi non siamo uguali. Preferenze per chi veste certi capitali. Non conta avere sto fora che non si usa le mani. Bruciamo i materiali, ritorniamo animali. Hai la pancia di lardi, ti guardi. Quest'area al mondo è meglio che cambi. Guardati attorno bambine già grandi. Il loro futuro assomiglia alle Barbie. Amici di uomini e donne nel grande fratello. Seguendo si lobotomizza il cervello. Insignificante senso del bello. Insignificante altro che bello. Vestiti, bikini, umani, manichini. Tutta apparenza ovunque ti giri. Adolescenza, isterica, estetica. Anoressia, bulimia, in crescita. Fighe che non dicono la verità. Baby squillo, ci sono in vendita. La tipa che canta, il mondo che guarda, generazione in mano agli standard. Sto aspettando una nuova era, che tutto si fermi e torni com'era. Tu prega, tutto si fermi e torni com'era. Giro, giro, tondo, crolla il mondo, crolla la terra, tutti giù per terra. Se c'era un punto di non ritorno, noi l'abbiamo passato da tempo. L'occhio del grande fratello è sempre sveglio e sempre più attento. Attendo la rivoluzione di una nazione vicina al collasso. Ho trovato il tasto della distruzione, ma maledizione, ho perso la password. Sto aspettando una nuova era, che tutto si fermi e torni com'era. Tu prega, tutto si fermi e torni com'era. Giro, giro, tondo, crolla il mondo, crolla la terra, tutti giù per terra. Ok, ottimo lavoro, Santo. Seguilo adesso. Vai sempre dritto, c'è una scorciatoia. Passo e chiudo. Ok, ok, chiudo. Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti fra le caverne o le rupi dei monti. E dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sopra il trono.
Bravo, recita pure le tue ultime preghiere. Per quelli come me non serve. La battaglia finale fra i figli delle tenebre e quelli della luce è già in atto. Quando infine arriverà il così tanto atteso Redentore per il giudizio divino, per quelli come me e te non ci sarà posto. Parli a Vanvera. In quella valigetta è contenuta la pianta dell'albero della vita. Tu non ti rendi conto di cosa dici? Stai delirando. Fai la tua scelta. O lasci che il tempo faccia il suo corso e vivi i tuoi ultimi giorni nell'illusione di essere libero, oppure concludi il capolavoro divino e dai inizio a una nuova era. Oh.